Vengono ora premiati alcuni militari che si sono particolarmente distinti in servizio. Tali riconoscimenti rappresentano solo una parte di quelli tributati in questo periodo al personale per attività operative, che hanno così contribuito ad accrescere l'immagine e il prestigio del corpo. Le ricompense di ordine morale vengono consegnate da autorità presenti, accompagnate dal comandante provinciale. Encomio solenne concesso al luogotenente cariche speciali Alfredo Gigantino, luogotenente cariche speciali Armando Vozza, maresciallo ordinario Pierluigi Comerci, brigadiere capo Adolfo Faino. Consegna il riconoscimento il prefetto di Salerno, dottor Francesco Esposito. Militari appartenenti ad una compagnia territoriale fornivano un decisivo contributo nell'esecuzione di complesse indagini di polizia giudiziaria con proiezione internazionale, che si concludeva con l'esecuzione di 8 misure cautelari personali per autoriciclaggio e reati fiscali con l'aggravante mafiosa per aver favorito un clan camorristico, oltre che il sequestro preventivo fino a concorrenza di 20 milioni di euro. Salerno, Napoli e Roma, agosto 2019, luglio 2022. Analoga ricompensa è stata concessa anche ad altri 3 militari. Encomio semplice concesso al capitano Francesco Stasi, al luogotenente Giuseppe Sabatella, al maresciallo aiutante Attilio Acconcia. Consegna il riconoscimento il procuratore generale facente funzioni presso la Corte d'Appello di Salerno, dottor Elia Taddeo. Militari appartenenti ad un nucleo di polizia economico-finanziaria fornivano determinante apporto all'esecuzione di un'indagine di polizia giudiziaria ed economica-finanziaria in materia di reati tributari nei confronti di una società salernitana operante nel settore del collezionismo d'arte. L'attività investigativa si concludeva con la denuncia di 5 soggetti per indebita compensazione e omesso versamento di IVA e con il sequestro per equivalente di beni e disponibilità finanziarie per oltre 3 milioni e 400 mila euro. Salerno, novembre 2021, dicembre 2022. Analoga ricompensa è stata concessa anche ad un altro militare. Encomio semplice concesso al capitano Agostino Fasulo, al luogotenente cariche speciali Antonio Trenta, al brigadiere Nicola Laporta. Consegna il riconoscimento il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dottor Giuseppe Borrelli. Militari appartenenti ad una compagnia territoriale eseguivano una complessa indagine la cui attività investigativa consentiva di individuare e segnalare all'autorità giudiziaria diversi soggetti che, grazie all'indebito ottenimento di titoli di efficientamento energetico, realizzavano un illecito profitto di oltre 7 milioni di euro. La complessa attività si concludeva con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 3 indagati, di una misura interdittiva nei confronti di un altro indagato ed il sequestro per equivalente di beni mobili ed immobili per un valore complessivo pari a circa 2 milioni e mezzo di euro e con la segnalazione alla Corte dei Conti
di un danno erariale di circa 13 milioni di euro. Battipaglia, aprile 2019, dicembre 2022. Posso. Encomio semplice concesso al maresciallo capo Cristian Palumbo, al maresciallo capo Alberto Riccardi, all'appuntato scelto qualifica speciale Antonio Pacileo. Consegna il riconoscimento il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dottor Antonio Centore. Componenti di una compagnia territoriale, contribuivano all'esecuzione di una complessa ed articolata indagine di polizia economica finanziaria nel settore del commercio di carne. L'attività investigativa consentiva di individuare imprese che, con l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, procuravano un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per oltre 6 milioni di euro. Le operazioni di servizio consentivano di eseguire un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 5 soggetti e di misure cautelari reali fino alla concorrenza dell'importo evaso. Nocera Inferiore, febbraio 2021, maggio 2023. Analoga ricompensa è stata concessa anche ad altri 3 militari. Encomio semplice concesso al maresciallo aiutante Mario Esposito, all'appuntato scelto qualifica speciale Nicola Lagamba, all'appuntato scelto qualifica speciale Giuseppe Martelli. Consegna il riconoscimento il questore di Salerno, dottor Giancarlo Conticchio. Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria eseguivano un'indagine che consentiva l'individuazione di 2 piantagioni di marijuana ubicate nella provincia di Salerno. L'attività investigativa si concludeva con l'arresto in flagranza di reato di 4 soggetti e con il sequestro di 562 piante e 726 grammi di marijuana già liofilizzata, materiale ed attrezzature per la produzione, essiccazione e vendita della canapa indiana. Salerno, ottobre 2022. Analoga ricompensa è stata concessa anche ad un altro militare. Posso. Encomio semplice concesso al maggiore Domenico Mollo, al luogotenente cariche speciali Antonio Grazioso, al brigadiere Francesco Serra, all'appuntato scelto qualifica speciale Antonio Barrella. Consegna il riconoscimento il comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, colonnello Filippo Melchiorre. Militari appartenenti ad un nucleo di polizia economico-finanziaria effettuavano una complessa indagine di polizia giudiziaria tesa a disarticolare un sodalizio criminale con ramificazioni in Campania ed in Calabria, dedito al traffico di sostanze stupefacenti. L'attività si concludeva con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 soggetti, di cui 6 in carcere e 2 agli arresti domiciliari. La denuncia a piede libero di 11 persone, il sequestro di oltre 7 kg di cocaina, nonché la ricostruzione di un tentativo di importazione attraverso lo scalo portuale di Salerno di ingenti partite di narcotico provenienti dal Sud America. Territorio nazionale, settembre 2021, luglio 2023. Analoga ricompensa è stata concessa anche ad altri 4 militari.
encomio semplice concesso al capitano Gabriele Borbone, al luogotenente Nunzio Lombardo, al vicebrigadiere Giuseppe Morsillo, all'appuntato scelto qualifica speciale Luigi Padovano. Consegna il riconoscimento il procuratore della Repubblica vicario presso il Tribunale di Salerno, coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia, dottor Luigi Alberto Cannavale. Militari appartenenti ad una sezione operativa pronto impiego di una compagnia territoriale conducevano un'indagine di polizia giudiziaria in materia di contraffazione e di tutela della proprietà industriale, che permetteva di individuare, oltre ad esercizi commerciali in minuta vendita, un opificio con annesso deposito, operante nel settore del falso. L'attività si concludeva con la denuncia del soggetto responsabile dell'attività illecita per fabbricazione di prodotti contraffatti, il sequestro di oltre 105.000 articoli sportivi contraffatti, 57 macchinari industriali di produzione, 100 metri di rulli di stoffa, nonché dell'opificio e dell'annesso deposito. Scafati dicembre 2022, luglio 2023. Analoga ricompensa è stata concessa anche ad altri 3 militari. Verrà ora eseguita dal maestro tenore Alfonso Franco la preghiera del finanziere, musicata dal maestro Antonio D'Elia e composta da Giovanni Cicconetti. Rappresentanze, attenti! La cerimonia è terminata.
Si ringraziano per la loro partecipazione all'odierna cerimonia i gonfaloni della provincia e della città di Salerno, oltre che i maestri che hanno curato l'accompagnamento musicale, coordinati dal cavaliere Daniele Gibboni. Le autorità e i gentili ospiti sono invitati ad un sobrio vin d'honneur. Rappresentanze, attenti! Rompere le righe, marcio!